Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con In Primo Piano, arte, politica, cultura e attualità tra Umbria e Toscana. Stiamo, come ben sapete, iniziando a parlare di fase 2, non ci spingiamo oltre quei pochi dati che abbiamo perché purtroppo, lo vedete, ogni giorno può cambiare tutto. Quello che però in questo momento è fondamentale cercare di capire, lo facciamo con i nostri amministratori, e come si muoverà la politica, perché al di là di ogni ragionevole dubbio in qualche modo dovremo ripartire. Città di Castello da sempre è il faro dell'intero Alto Tevere per quanto riguarda economia, turismo, sport e quant'altro, e oggi ho il piacere di avere ospite in rigoroso collegamento Skype il consigliere comunale del Partito Socialista Italiano Filippo Schiattelli, ben trovato. Buongiorno Michele, grazie, piacere mio di essere qui. Filippo Schiattelli, tra l'altro, è consulente finanziario. Io cercherò anche di capire quali sono le dinamiche di alcune norme inserite nei vari decreti che ancora, ahi noi, non riusciamo a comprendere. Ma il motivo della telefonata è la mozione presentata da Schiattelli, in cui chiede il blocco dell'erogazione degli emolumenti spettanti agli amministratori. Il primo consigliere che lo fa, un consigliere del Partito Socialista, Schiattelli, lo vogliamo fare il punto, lo stato dell'arte, è un'azione forte quella che le chiede. Sì, grazie intanto di darmi questa possibilità. E sì, molto semplicemente, questa è un'azione che nasce spontaneamente in considerazione di quanto sta accadendo in questo periodo triste. Sappiamo tutti le difficoltà che viviamo quotidianamente e che non sappiamo ad oggi ancora quelle che saranno le conseguenze precise del qui a venire, e quindi anche come dovremo comportarci per fronteggiare anche il dopo virus. E ancora siamo nella fase, appunto, ancora l'inizio della fase 2, quindi non ancora ce l'abbiamo. Senti Filippo, senta Schiattelli, una considerazione, perché l'idea nasce anche da quanto Città di Castello, l'intero Alto Tevere, ha donato, no? Ha donato alla Protezione Civile, all'ospedale di Città di Castello. Tutti hanno cercato di dare tutto quello che avevano, perché nella prima fase, sinceramente, mi spingo oltre, mancava tanto, forse non tutto, ma mancava molto, mancavano le mascherine, stava diventando veramente un problema enorme. Quello che si è capito è che l'Italia intera, quando c'è da far fronte a un'emergenza, lo abbiamo visto sempre, dà il 110%. Questo che lei chiede alla politica, se hanno fatto questa operazione i nostri volontari, le nostre imprese, le nostre associazioni, è obbligatorio che lo facciamo anche noi. Bravissimo, questo rispecchia la realtà e la ratio di questa mia iniziativa. Anche la politica deve e può assolutamente fare di più in tutte le cose che gli competono. Ovviamente noi come amministratori locali siamo chiamati ad assolvere un compito sì importante, però non minimamente paragonabile a quello cui sono chiamati ai livelli superiori, nazionali, tutto. Però io credo proprio che questo sia stato, questa mozione, un segnale anche di speranza, e nel dire che la politica c'è, tutti dobbiamo fare di più e tutti lo dobbiamo fare adesso, nell'immediato, con una semplice azione concreta, precisa, volta a indirizzi mirati nel concreto, appunto, e nel breve periodo, perché il virus è importante nelle conseguenze, ma bisogna essere pronti anche ad affrontare quelle che sono le situazioni economiche. Poi per il lavoro che faccio vi posso dire che quotidianamente si vedono. E dopo ci entreremo, anche perché poi alla fine noi lo vediamo, la percezione della pandemia, del Covid, inizia a lasciare spazio alle fortissime preoccupazioni delle famiglie sulla ripartenza. Ora
lo vediamo noi dai flussi dei contatti che abbiamo in ogni notizia, mentre prima avevamo un picco altissimo quando parlavamo di oggi 10 positivi, 5 guariti in Umbria, 1000, c'era un interesse enorme. Ora questa cosa sta un po' scemando perché sta facendosi largo la paura di quello che sarà. Perché noi, Schiattelli, lei fa il consulente finanziario, lei sa benissimo che 2 mesi di totale lockdown, purtroppo, ahi noi, hanno messo letteralmente in ginocchio il piccolo commercio, che già, lei lo sa meglio di me, soffriva molto. Quindi ora, in qualche modo se ne deve uscire, perché ci potrebbe essere anche un'ecatombe di partite IVA. E lo sapremo probabilmente dal 1° di giugno. Chi riuscirà ed avrà la forza di riaprire, lo vedremo. E gli altri, che cosa faranno? Ci ritroveremo un picco altissimo di nuovi poveri? Questa è la mia paura, è la mia sensazione, Schiattelli. Non voglio fare allarmismo, ma è quello che sento ogni giorno. Persone che ci telefonano preoccupate. La politica ci dia risposte. Esatto. Le preoccupazioni sono totalmente legittime, assolutamente, e sarebbe ipocrita dire o asserire il contrario. Effettivamente, a livello anche di amministrazione, io ovviamente parlo per quello che mi riguarda, Città di Castello, la nostra realtà, ci stiamo attivando in maniera molto mirata e precisa, con il contributo di tutti, veramente. Anche pochi giorni fa è stata convocata una commissione economica, grazie all'iniziativa anche del nostro assessore al bilancio, Tofanelli, appunto per coinvolgere tutti per quello che sarà la programmazione di qui a venire. Infatti noi dovremo, come saprete, dovremo votare il bilancio, però ci troviamo nella condizione di non sapere ancora quelle che saranno i dettami dal livello centrale, perché quotidianamente viviamo su nuove informazioni e questo, capite, che mette a disagio anche una programmazione precisa per poi poter dire si fa questo per aiutare questo settore di un'altra cosa, però l'aiuto alle attività produttive del nostro territorio deve essere una priorità in quello che sarà il prossimo bilancio. A me è piaciuta tanto un'intervista fatta circa un mese e mezzo fa all'assessore al turismo e al commercio Carletti, no? Che ha detto, ma ripartiamo intanto innanzitutto facendo pagare le tasse ai colossi del web. Perché poi alla fine ci sono state aziende nel web che hanno guadagnato ancora di più di quello che facevano pre-Covid, è bene che paghino le tasse perché stanno distruggendo la piccola economia. E poi si faccia rete, cioè oramai noi dobbiamo iniziare a pensare a fare rete, da Anghiari fino a Città di Castello, Umbertide, se lo vorrà, dobbiamo diventare un corpo unico, perché noi possiamo, Schiattelli, mettere sul piatto tantissimo, arte, cultura, artigianato, gastronomia, paesaggio, percorsi trekking, possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma non possiamo più farlo da soli. E qui il difetto della politica è di essere comunque già in ritardo, perché io non ho ancora visto una proposta, una di come poter rilanciare il nostro territorio dopo, quando ripartiremo, perché o non ripartiamo, o ripartiamo con una mentalità diversa. Esatto. Premettiamo che non è facile, però è una sfida alla quale la politica non si può sottrarre. Abbiamo la fortuna di vivere in delle località, un paesaggio veramente meraviglioso, che ci invidiano nel resto d'Italia. E per ripartire la sfida vincente, a questo mio modesto avviso, sarà proprio quella di puntare sulle nostre eccellenze, che ci sono e sono tante, a partire anche dal territorio naturale in cui viviamo e tutte le nostre artigianalità e tutte le nostre peculiarità storiche, perché da lì secondo me possiamo creare, ovviamente a sistema, il singolo non funziona, questa è la mia idea generale, ma la comunità allargata, con ognuna con il proprio contributo, può portarci a dei risultati addirittura, oso dire, sorprendenti. Soprattutto abbiamo l'occasione, tra virgolette, perché ci troviamo in una situazione di crisi, ma è dalle crisi che si ricostruiscono le situazioni più belle. Questo anche, appunto, come sottolineavi tu, lo vedo anche nel mio lavoro. E nei momenti di difficoltà
laddove io mi occupo principalmente di investimenti finanziari, nei momenti di difficoltà, quando si è applicata una strategia seria e responsabile di scambio con i soggetti che assistiamo, è lì che si mettono le basi per i migliori vantaggi futuri e per i migliori successi. Però se vogliamo parlare di ritardi, io a questo punto, beh, io faccio un altro mestiere, no? Lei fa il consulente finanziario e quindi lei ha la percezione di quale può essere l'accesso a determinati finanziamenti garantiti dallo Stato. E allora io però mi faccio una domanda da imprenditore, no? Noi ci siamo ritrovati nei mesi di marzo ed aprile ad avere un picco di insolvenza mai visto, sfiora il 50%, ma perché le aziende con cui lavoriamo non hanno la liquidità, non hanno soldi nel conto corrente, perché sono state bloccate da 2 mesi di lockdown, lo ripeto, 2 mesi di lockdown, e non è stato un lockdown anticipato, cioè preparatevi perché in qualche modo fra un mese chiudiamo, no, l'emergenza ha imposto, giustamente, chiudete, punto. Ad oggi però, nelle asfittiche casse di tutti gli imprenditori, dei piccoli imprenditori, di coloro che non hanno lavorato, non è arrivato un euro, se non diciamo in quei famosi 600 per chi è riuscito ad accedere con tanta difficoltà. Io però ora mi chiedo, Schiattelli, i 25.000 euro oppure il 20% del fatturato dell'anno 2019, questi sono conti che mi spiegherà lei, ad oggi, per far fronte a una ripartenza, per far fronte a un investimento importante che riguarderà la sanificazione, per far fronte all'adeguamento che le piccole attività dovranno sostenere per ripartire, ma se questi soldi che deve garantire lo Stato ad oggi ancora non sono nei conti correnti, questa gente come riparte? Cioè come paga i campionari? Come paga le merci acquistate? Io parlo del piccolo commercio per quanto riguarda abbigliamento e calzature, che sono ordini fatti a ottobre, che ora devono essere pagati, ma se non hanno venduto nulla, con che paga questa gente? Cioè, per questo che dico, no? La politica tutta, non voi che magari fate parte di un piccolo consiglio comunale, anche se di un'importante città come Città di Castello, dovrà dar risposte. Perché sennò che facciamo? Facciamo beneficenza, vita naturale durante? Andiamo avanti con gli ammortizzatori sociali? Cioè io non vedo investimenti per il futuro, io vedo investimenti per cercare di sostenere le famiglie, ma va sostenuta la ripresa, ci deve essere un cambio epico. Lei da consulente finanziario che dice? Qual è la sua percezione? Questi fondi arriveranno, il 1° di giugno ci saranno, lo sapremo. Che dice? È positivo da questo punto di vista? Io sono abituato a analizzare i dati reali cui vediamo quotidianamente tutti i giorni, perché è da lì che poi possiamo ricavare le informazioni vere e fare delle analisi corrette. Ovviamente non dispongo delle informazioni necessarie per fare un quadro che sia esaustivo di tutto quanto. Parto da una consapevolezza: la situazione che viviamo è stata un'emergenza improvvisa alla quale nessuno nel mondo è stato pronto a dare risposte immediate. Era impossibile, purtroppo bisogna essere concreti, perché è una situazione di totale eccezionalità. Prima menzionavi il bonus dei 600 euro, va bene in linea di massima, però anche nell'erogazione di questi bonus, al mio modesto pensiero, si doveva essere un pochettino più prudenti, perché per come impostati sono andati anche a redditi che potevano tranquillamente farne a meno. Sono d'accordo sulla linea, sì, l'assistenzialismo va bene, perché per le reali situazioni di emergenza, ovvero quando manca il cibo e tutto quello che serve per vivere, le cose più importanti. Però se non rimettiamo in moto il tessuto produttivo, poi anche l'assistenzialismo finisce, di questo bisogna esserne consapevoli. D'altro canto, sono un pochettino concentrato, cioè, insomma, il mio pensiero va ad una persona in particolare quando parlava di Europa,
viste le mie origini politiche, è facile insomma ricongiungere alle parole di Bettino Craxi, ad esempio, quando veniva costituita l'Europa, e penso, su qualsiasi motore di ricerca ognuno può andare a vedere il video che cosa ne pensava lui, di come stava venendo impostata l'Europa. E cosa dire? L'Europa è un costrutto fondamentale perché insieme si riesce a superare i problemi più grandi, però ovviamente deve essere un'Europa da dimostrarsi del Sì, conto. però io faccio più che altro un'analisi dei tempi, perché oramai sono 2 mesi, no? E se l'Europa crede di potersi muovere con una lentezza degna del primo Medioevo, cioè non credo che il sistema Italia possa reggere. Io da sempre non sono populista. Ma così facciamo il gioco dei populisti. Cioè, io credo che l'Europa avesse dovuto dare risposte, ma già la settimana dopo il lockdown, dando fondi, quello che fece Draghi. Purtroppo siamo in questo momento in un impasse che è Inedito, inedito. preoccupante. Gli Subito dopo una stati del settimana. nord hanno la loro teoria, giusta o sbagliata, questo non sta a me giudicare. Gli stati del sud hanno un'altra teoria. Ora c'è il MES, pare che sia un MES light, ma si è capito che il governo è spaccato da questo punto di vista, perché ognuno ha le sue legittime peculiarità e ognuno dovrà comunque rispondere al proprio elettorato. Non è più possibile promettere. Il decreto di aprile che è diventato il decreto di maggio, che probabilmente diventerà il decreto di giugno. Il andare in TV e dire noi vi consentiamo. Lei parlava di Craxi. Io credo che sia il momento di riavvolgere il nastro, di riguardarci veramente la Costituzione e di capire quali sono le priorità. Perché a questo punto c'è da salvare il sistema Italia. Guardi, in questo con me sfondo una porta aperta, sono pienamente d'accordo e ci vogliono risposte concrete e nell'immediato. Nessuna politica seria può sottrarsi a questo compito, consapevoli che la situazione è molto molto complicata. Ma le faccio un esempio, no? Anche per ripartire, prima di tutto la salute assolutamente, no? Questo è il bene primario da difendere, però non è bianco o tutto nero. Ad esempio, per poter svolgere le attività, ci vogliono dei presidi di sicurezza, come test, i famosi tamponi di cui si parla tanto. Cioè le persone devono essere messe in grado, in condizione di lavorare in sicurezza. Anche l'utilizzo del MES, se serve per spese sanitarie, per far sì che appunto si possa tornare quanto prima a lavorare in sicurezza a tutti quanti e ripartire il tessuto economico, ovviamente deve essere un aspetto da considerare in maniera seria, senza sottostare a dei vincoli che ricordano la Troica nel caso Grecia. Quello assolutamente no. Credo sia questo l'unico viatico anche per la salvezza dell'Europa intera, perché l'Italia, come diceva il signore di cui parlavo prima, è un grande paese e dimostra anche con i suoi cittadini tutti insieme che nei momenti di difficoltà sa esprimere il meglio di sé e ha le qualità individuali per dare tanto e di più. E quindi dobbiamo dare lo slancio italiano per tutto, che può essere anche un esempio per tutto il mondo, come davvero. Che poi, Italiano. Schiattelli, noi stiamo parlando di economia, no? Io ho un bimbo di 5 anni, mia moglie fa l'avvocato, siamo due imprenditori, due partite IVA, in questo momento abitiamo a San Giustino, ma noi chiaramente i nostri interessi sono a San Sepolcro, i miei suoceri sono di San Sepolcro, il bimbo va a scuola, va all'asilo a San Sepolcro e già inizia a chiedermi perché no. Non può vedere i suoi amici, perché non può vedere i nonni, per quale motivo non può uscire. Ci rendiamo conto che le famiglie aspettano risposte su tutto. C'è la questione finanziaria che è un problema enorme, ma c'è la questione di come poter portare i figli in sicurezza, non dico all'asilo, ma in qualche campus estivo, per far tornare i genitori a lavorare. Perché questi figli,
a chi li lasciamo per poter tornare a lavorare? Il problema è enorme. Anche su questo si attendono risposte. Così come non si è capito a chi spetta erogare la cassa integrazione. Spetta alla Regione Umbria erogare la cassa integrazione? Quindi il ritardo di chi è? Dello Stato centrale o della Regione Umbria? Cioè, i cittadini, le imprese, le famiglie attendono risposte. E questa è la grande battaglia che va fatta, e questa è l'occasione che non va persa, perché il Covid ci potrebbe, tra l'altro, far riprogrammare un po' tutto in positivo. Io penso proprio questo, infatti, delle occasioni di crisi da cui possiamo davvero ricostruire, ma ricostruire con criteri migliori di quelli di prima. Dagli errori dobbiamo prendere buon insegnamento, in modo che non vengano replicati e possiamo costruire davvero un futuro migliore che ci meritiamo, assolutamente. Questo è... Tornando un attimo, ho capito bene, solo il 5% dell'erogazione dei 25.000 euro in questo momento è andato a buon fine? Sì, diciamo le Ma mi spiega come funziona? Allora, noi facciamo una domanda alla banca per cercare di tamponare i mancati incassi dei mesi di marzo, aprile, sicuramente maggio, speriamo non giugno. Però la banca giustamente ha delle regole. Certo, la banca. E quindi a questo punto credo di aver capito che conti il rating. Se le regole. Se... Mi spiega, mi fa capire. Non è esattamente come si è diffuso ai 420 in TV, non è esattamente in quella maniera. Le banche comunque tengono conto della garanzia dello Stato, però ci sono alcuni paletti che comunque vengono rispettati, anche perché se non venissero rispettati verrebbe poi meno la garanzia finale dello Stato. Guardi, lo dico molto in maniera semplice perché ritengo sia quella più immediata. E quindi un finanziamento... Come, cioè, è un normale finanziamento pre-Covid, cioè la pratica che uno farà sarà valutata giustamente dalla banca, se ci sono le garanzie la banca eroga, se non ci sono le garanzie la banca non eroga, quindi non è vero che in 10 giorni diciamo, la somma andava nei conti, c'è la procedura che sarà praticamente attentamente verificata dalla banca per poi essere deliberata come fondo di garanzia dello Stato. Questo esatto. La procedura c'è ed esiste e i dati di cui parlavamo poc'anzi dimostrano che non è immediata. Ovviamente la procedura tiene conto di una garanzia importante che è quella dello Stato, però anche qui secondo me si poteva fare un pochettino di più. A prescindere dal fatto che sono convinto che per davvero fare il bene delle nostre aziende, dei nostri imprenditori, dei nostri artigiani, di tutte le partite IVA che hanno bisogno, insomma, di non essere abbandonate, un aspetto importante è anche quello di contributi a fondo perduto e vanno trovati, assolutamente. Ma i contributi a fondo perduto, anche su questo vorrei aprire un tema di confronto, vengono erogati in base a cosa? Io ho un mio modesto pensiero, questa è l'analisi da imprenditore che ho fatto alcune settimane fa. Se io ho un piano industriale che mi permette di poter sopravvivere, è giusto che io possa prendere i contributi a fondo perduto. Se invece io tecnicamente sono in default, ma il contributo a fondo perduto a che cosa serve? Perché sennò Schiattelli si dice, no? C'è la levata degli scudi quando nessuno vuol rifinanziare Alitalia perché oramai è un'azienda in default e ogni euro speso in Alitalia non ha possibilità di futuro. Ma dovremmo fare la cernita su quali sono le aziende da dover, su cui investire. Ci dovrà essere presentato un piano industriale per valutare, perché sennò anche i contributi a fondo perduto potrebbero, uso il condizionale, andare in direzioni sbagliate. Dovremmo premiare la meritocrazia, chi in questi anni ha comunque lavorato in modo giusto per contribuire anche alle tasse statali, al mandare avanti la macchina pubblica, con quali criteri verranno erogate queste importanti cifre a fondo perduto? Infatti, rispondo in questo modo, con pochissime parole, non possiamo e non dobbiamo permetterti il lusso di sperperare.
soprattutto in situazioni in cui le risorse sono scarse. Non possiamo e non dobbiamo sperperare quel poco che abbiamo, ma va impiegato bene. E per far questo, dobbiamo avvalerci di tecnici del settore. Cioè, la capacità della politica deve essere soprattutto quella di riconoscere i propri limiti. Dal mio punto di vista, il politico deve essere consapevole, dirò parole forti, però deve essere consapevole di non sapere, perché questo lo può spingere e lo deve spingere a servirsi di specialisti nei vari settori. E poi si fa una sintesi delle varie competenze. Questo, ovvero le maggiori informazioni, ci comportano migliori decisioni. Questa è una regola che negli anni, nella storia, per chi l'ha applicata, e purtroppo la classe politica evidentemente non si può dire di sì, ha portato a scelte e a risultati eccellenti. Io però credo, per quanto riguarda l'erogazione di contributi a fondo perduto, che ci debba essere uno step intermedio, mi spiego meglio. È il comune che deve dire se l'azienda può o no avere un futuro, perché la percezione del piccolo comune nei confronti delle attività è molto più ampia di quella che può avere una regione o lo Stato centrale. Io credo che una norma che dia al comune la possibilità di fare uno screening debba essere inserita, perché lì c'è il primo step. Il comune sa esattamente come e quando un'azienda può fare o non fare. Questa è una norma che io inserirei, io la vedo come una norma di trasparenza, perché sicuramente il comune di Città di Castello sa quali sono le aziende che possono andare avanti. O chiedo troppo da cittadino normale? Io le faccio la domanda della casalinga di Voghera, no? Perfetto. Ma io penso che se ci fossero davvero le competenze per valutare scientificamente, non debbono essere scelte arbitrarie queste, allora lo potrebbero fare i comuni. Ma ritengo che ad oggi a livello nazionale non ci siano queste competenze. Dovremmo basarci su dati scientifici più che altro. Ecco. Però i dati scientifici vengono usati quando serve. In economia perché non possiamo usare il metodo dei dati scientifici? Cioè, qual è la differenza che c'è fra l'economia e una pandemia? C'è una pandemia economica e una pandemia che riguarda la salute dei cittadini. Io credo che sia importante iniziare, se non a dargli lo stesso peso, a capire che anche la pandemia economica sarà devastante. Purtroppo a noi la cronaca ci insegna, già lo vediamo, c'è qualcuno che non ce la fa e si toglie la vita. Guarda, le scienze economiche appunto non sono scienze esatte, sono scienze che afferiscono all'area umanistica, molti non lo sanno, però questo diciamo è la categoria alle quali appartengono, quindi non sono scienze esatte, non è matematica nuda e pura come livello di precisione. Però certo ci sono dei criteri nelle dottrine, varie dottrine economiche, tutti quanti hanno, cioè i principali esponenti delle varie dottrine economiche hanno le proprie visioni, insomma una roadmap esiste. Ovviamente la situazione che noi viviamo è di un'eccezionalità estrema e quindi ci vogliono soluzioni che non abbiamo già pronte nel cassetto degli attrezzi. Posso fare una domanda? Schiattelli, io sono molto attento alle dinamiche del parlamentino tifernate, perché è vero che oramai sono 30 anni che mi sono spostato per interessi in Valtellina Toscana, ma chiaramente Città di Castello è la mia città, no? Mi dicono gli amici toscani, il tuo slang tifernate non riuscirai mai a toglierlo, ma è giusto così, io ne vado fiero. Me ne vanto. Però io ho un dubbio che il PSI inizi un attimino a iniziare a ripensare con l'ha sempre fatto, a dire il vero, il PSI tifernate ha sempre pensato con la propria testa, potendo anche contare su dirigenti illuminati. Ma adesso mi viene in mente anche l'interrogazione forte di Bartolini sul blocco del 5G. È una presa di posizione importante. Bartolini dice a nome del PSI, no, noi vogliamo capire di che cosa stiamo parlando. Quindi per me in questo momento no. E andare contro un sistema,
Cioè si torna a far vedere il Partito Socialista come in realtà era negli anni 70, 80, cioè, no? E anche quella del 5G è una partita importante, Schiattelli. Voi ne avete parlato e Bartolini ha fatto un'interrogazione, quindi se ne discuterà. Assolutamente sì, poi per il lavoro che lei fa mi insegna in questo caso. Ritorniamo sempre al discorso di prima, ritorniamo. Cioè, le informazioni corrette e vagliate ci portano a delle decisioni giuste. Io, guardi, le rifaccio una domanda. Lei, in base alla sua attività, ha dei segnali precisi e corretti di quello che dovrà fare la sua azienda o l'azienda per la quale lavora in termini di erogazione di informazione a seguito dell'avvenuto del 5G? Avete delle linee guida chiare? Siete stati messi nella situazione di poter appunto sapere quello che vi aspetterà con precisione? Lo sa che cosa le dico? Noi siamo bloccati fino al 2 giugno. Non possiamo fare piani industriali, cioè noi abbiamo pronto tutto, è già difficile per una redazione, un emittente portare avanti il proprio lavoro, no? Perché per noi il lockdown è stato un salasso in termini economici, ma noi facciamo parte di quella categoria che vogliamo lavorare per spirito di servizio. Però c'è la partita del 5G, il 30 maggio ci doveva, credo di aver capito, poi non voglio addentrarmi oltre, o una rottamazione delle frequenze o un discorso di questo genere, perché c'è il piano 5G che va avanti. E noi siamo fermi, cioè sappiamo che forse continueremo, ma non possiamo mettere nulla di nero su bianco. Non riusciamo a capire neanche noi. Io so che questo, la banda ultra veloce partirà, però perché in tanti stanno facendo le crociate contro? Non lo sappiamo neanche noi. Cioè, perché voi del PSI volete andare a fondo per capire se il 5G può portare problemi? Io questo non lo so. E questa è l'interrogazione, il senso dell'interrogazione di Bartolini. Vogliono capire. Certo, mi sembra quantomeno doveroso. Doveroso. È la domanda che si dovrebbero porre a maggior ragione appunto i politici, quelli veri di professione, perché loro hanno la possibilità di recepire le informazioni corrette. Ci vuole la volontà di farlo. Ecco, su questo credo che l'interrogazione dell'amico Bartolini sia stata opportuna e appropriata. E voi prenderete tempo come parlamentino sul 5G? Cercherete di avere maggiori informazioni prima di dare il vostro ok? Ma guardi, ovviamente per dare delle risposte esatte ci vorrà una fase di confronto precisa con tutte quante le forze. Ma mi toglie una curiosità, quando parlavo prima della giunta Tesei, no? La giunta di centrodestra che è oramai insediata da ottobre, la percezione qual è? Per quanto riguarda un po' il colloquio tra comuni di sinistra e amministrazione di centrodestra, c'è collaborazione? Lei vede collaborazione? Noi abbiamo diverse parità aperte con la regione, non ultima questa settimana è stato dibattuto la questione appunto dell'ascito Mariani, nel quale, come ben sanno i nostri cittadini, è un progetto che va avanti con anche il contributo, la promessa della regione, se poi andrà avanti in una certa maniera. Adesso, a parte le questioni legali di cui ancora abbiamo visto gli ultimi sviluppi. Quindi che posso dire? Sicuramente la giunta Tesei è arrivata in un momento molto sfavorevole, purtroppo, perché diciamo, la situazione d'emergenza non ci permette di valutare adesso per bene quello che possono essere le varie collaborazioni. Prima di tutto dobbiamo fronteggiare tutti insieme questa crisi che stiamo vivendo. Però perché Secondi lancia il grido d'allarme? Noi da soli non possiamo far nulla, a noi serve la politica, il governo centrale per ripartire. L'Italia riparte se arrivano i contributi. Cioè, probabilmente il comune sa già che potrà far ben poco, se non togliere le tasse comunali, ma non credo che questo sia fondamentale per un'attività. Già è tanto se magari riuscirete ad espandere, non facendolo pagare, il solo pubblico per bar e ristoranti.
È un incentivo al coraggio delle attività, ma serve altro, servono veramente i soldi liquidi nel conto corrente. Assolutamente sì, quella sarebbe la medicina più appropriata. È ovvio che adesso non posso anticipare nulla per un dovere di correttezza nei confronti degli altri colleghi politici locali che stiamo valutando tutti assieme delle soluzioni per quanto possibile le più opportune. Ecco, quindi su questo mi riservo un attimo per correttezza nei loro confronti, visto che stiamo valutando tutto insieme, ma la logica, almeno per quanto mi riguarda, è stata di prendere appunto, di sentire informazioni, ho ricevuto degli spunti anche da altri imprenditori, partite IVA locali, insomma, di persone del nostro tessuto economico che ho portato nelle dovute sedi nelle quali stiamo discutendo ancora. Ecco. Voglio chiudere da dove sono partito. Allora, lei chiede chiaramente, di mettersi una mano nel cuore, no, ai politici e di dare parte dei propri emolumenti almeno per un po' di tempo, e questo le fa onore. Ora io però le faccio una domanda, che è questa. Oramai c'è la levata di scudi anche per quanto riguarda l'unione della nostra valle. Da Anghiari fino a Città di Castello si vuol tornare a fare rete. Da sempre il Partito Socialista ha il ruolo di mediatore, chi meglio del PSI riesce a mediare. Riuscirete a fare un tavolo tecnico vero, serio, per cercare di riportare al centro l'intera valle e non i comuni come nel Medioevo, cioè piccole comunità che si facevano la guerra? Qui non c'è più bisogno di far guerra, c'è bisogno di far rete. Il primo passaggio, il primo segnale sarà quello di riportare l'idea di un'economia di vallata. Il PSI come la vede questa prospettiva? Allora, guardi, per questa risposta, ecco, mi riservo insomma di dire quella che è il mio pensiero di un giovane iscritto, ecco, che ha le prime esperienze di politica. Ecco. Poi ci sono all'interno del nostro partito figure insomma, che hanno il compito di esprimere, di vagliare insomma, quelle che sono le linee guida, anche in questo senso. Ecco. Il suo pensiero qual è? Ecco, il mio pensiero è certo che insieme si può vincere qualsiasi sfida, e quindi ne va da sé che è ovvio, la collaborazione, ognuno per le proprie competenze, i vari territori, rinunciando in primis ai recinti ideologici, questa secondo me è la sfida che ci aspetta nel prossimo futuro, rinunciando appunto a queste, ognuno i propri egoismi, in questo modo si può vincere insieme. Io chiudo anche con quella che considero un'eccellenza, e dobbiamo far di tutto per mantenerla tale, e ringrazio il sindaco Luciano Bacchetta, presidente della provincia, perché si sta battendo anima e corpo per far sì che il nostro ospedale, che ha mostrato un'eccellenza unica nel riuscire a combattere la pandemia, e lo dovrà fare anche per i prossimi mesi fino a che non troveremo il vaccino, battiamoci tutti perché l'ospedale di Città di Castello rimanga tale. Questa è la battaglia più importante dell'intera Valtiverina. Io credo che sia importante anche per San Sepolcro che l'ospedale di Città di Castello abbia questo grado di servizio e questo grado di attenzione nei confronti dei pazienti. Schiattelli, questa è la vera battaglia, perché abbiamo visto quanto è importante che la sanità funzioni. Esatto, mi aggiungo nel complimentarmi con quanto svolto dal nostro sindaco, perché ha poi rappresentato anche quello che è lo spirito altruistico di solidarietà dei nostri cittadini tifernati, tant'è che il nostro ospedale, come sapete, è stato centro Covid e anche poco tempo fa un paziente di Bergamo ha avuto salva la vita grazie all'intervento dei nostri medici, ai quali va tutta la mia solidarietà, e veramente non ho parole per esprimere il senso di gratitudine a che c'è stato, gli operatori sanitari, tutto lo staff del personale che ha curato questi. Sì. D'altra parte la situazione era di grande emergenza. Ecco. Sì, però ora non è che passano i mesi e ci dimentichiamo di quanto sono stati importanti i nostri medici, i nostri infermieri e tutti gli operatori sanitari. Cioè, siamo riusciti a venirne fuori, il merito credo che vada riconosciuto. E quindi la Regione deve darci merito come ospedale di Città di Castello di quello che abbiamo fatto, anche di tutte le strutture umbre, perché io credo che l'Umbria
abbia superato a pieni voti la prova Covid. Veramente abbiamo un'eccellenza che è la sanità, teniamocela stretta, perché vediamo, Schiattelli, quanto è importante per salvare le vite. Io dico miglioriamola, perché non esiste un limite agli estremi superiori, assolutamente. Ci sono state delle criticità forti, le quali non possiamo nascondere, però dico questo, appunto, miglioriamola, soprattutto perché la salute è il bene primario per tutti. Bene, grazie a Filippo Schiattelli, che richiamerò presto, perché noi comunque andiamo avanti. Vi ricordo, consigliere comunale della PSI a Città di Castello, grazie a tutti voi che ci avete seguito. In Primo Piano torna settimana prossima, buon proseguimento di serata.